Allora, sono anch'io qui a ringraziarvi tutti, vorrei ringraziarvi uno per uno perché, diciamo così, è sempre un bell'atto, una sfida, no? Uscire fuori dalle nostre case e andare a seguire anche magari una serata della quale si conosce più o meno, diciamo così, argomenti e anche i relatori. Chi, diciamo, ha avuto occasione di scorrere i nomi di questa serata sa che sono tanti, a mio avviso sono veramente. Diciamo così, abbiamo un parterre molto molto ricco e quindi dobbiamo iniziare subito perché se no rischiamo di sforare. Diciamo, iniziamo non con una persona fisicamente qui, è una persona però che ha dato un contributo secondo me molto molto valido, ci ha inviato un suo video, è il professor Gianluca Sgueo, è un professore di Media Activism and Democracy presso la New York University di Firenze. Ed è anche il direttore del centro studi del Parlamento europeo. Io l'ho incontrato in un pomeriggio di marzo, dove c'era anche Lorenzo, ed è stato un incontro, come dirà appunto il professor Sgueo, piuttosto simpatico perché c'è stato un misunderstanding sulla location e siamo finiti al Parco Sempione, in un prato. Marina d'Italia. Esatto. E abbiamo parlato amichevolmente, eravamo un gruppo molto folto, eravamo in quattro forse mi sembra, ecco, un gruppo molto folto, e però quello che è venuto fuori ha fatto sì che scoccasse quella piccola scintilla che mi ha fatto pensare che forse ci poteva essere una replica dei suoi argomenti. Io speravo che ci sarebbe stata fisicamente con lui qui presente, invece non ha potuto spostarsi da Bruxelles e quindi ci ha gentilmente inviato un video. Ed io altrettanto gentilmente chiedo a Fabri se può farlo andare. Buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito, mi scuso per non poter essere presente, purtroppo una serie di spostamenti mi impedisce di essere con voi. Io ci tengo a ringraziare per questo invito, per questo bel evento che avete organizzato, alcune persone, quindi prendo un minuto del mio tempo per questo ringraziamento. Anzitutto a Flavio Mantovani, che è una persona molto cara, che ho conosciuto in occasione di una presentazione di un libro, il mio ultimo libro a Milano, in una condizione un po' particolare, ci fu un errore logistico, quindi ci incontrammo nel punto sbagliato e conservo un bel ricordo di quell'evento perché abbiamo avuto la possibilità di discutere istituti su un prato di cose interessanti, quindi insomma una situazione surreale ma interessante. Fabrizio Cremonesi, naturalmente, il presidente, e quindi approfitto delle due associazioni, la Rete Civica San Donatese e l'associazione MIM. So che voi oggi state discutendo di temi importanti, io mi limito a portare un contributo piccolo, quello che riguarda il mio ultimo libro. In questo ultimo libro provo a discutere di come oggi governi, anche le organizzazioni della società civile, in parte i gruppi industriali attraverso le pressioni lobbistiche, quindi provo a spiegare come questi soggetti stiano progressivamente adottando delle regole diverse per interagire con i clienti. Faccio un esempio, per meglio dire, spiego il tema da una prospettiva più ampia. Dunque, cosa fa un regolatore pubblico tradizionalmente per convincere i cittadini ad adottare un determinato comportamento? Ha due strumenti. Il primo è quello della sanzione e l'altro è quello dell'incentivo monetario. Quindi, esempio, se io commetto un reato contro la proprietà privata, a seconda della fattispecie, andrò incontro ad una determinata sanzione. Viceversa, in alcune circostanze, quando è stato previsto, se io con la mia compagna procreiamo un figlio, possiamo avere diritto ad un incentivo economico, quindi a quello che comunemente viene chiamato bonus bebè. Quindi una somma in denaro riconosciuta per un contributo importante. Questi sono i due strumenti tradizionali di regolazione. Ora, cosa accade? Negli ultimi anni,
si sviluppa invece una terza strada, è una strada che è stata teorizzata nell'economia soprattutto, ma anche da alcuni giuristi, che si chiama nudge. Che cos'è il nudge? Letteralmente, tradotto in italiano, è una spinta, ma non è una spinta violenta, è una spinta gentile. Il nudge identifica l'ipotesi in cui un potere pubblico, un'amministrazione, convince i cittadini, spinge gentilmente i cittadini in direzione di una scelta ideale attraverso una particolare conformazione delle scelte che vengono date a questi cittadini. Vi faccio un esempio molto pratico: se io sul formulario per la donazione degli organi indico alla domanda sei tu favorevole alla donazione dei tuoi organi, sì o no, avrò un numero di rispondenti molto più basso rispetto all'ipotesi in cui invece io scriva sei tu contrario alla donazione degli organi, sì o no. Questo è un nudge, perché di fatto, invertendo la domanda, quello che gli inglesi chiamano il framing, la cornice, io ho fatto leva sul fatto che molti di noi non rispondono a quella domanda, quindi automaticamente danno il loro consenso, ma lo fanno in un caso contrariamente, perché si chiede se sono favorevoli, in un altro caso invece avallano l'ipotesi in cui, per indicare la propria contrarietà, avrebbe dovuto scrivere una croce sulla lettera, sul sì. Questo è un omaggio. Ora, il passaggio successivo qual è? Ancora più recentemente si comprende che rispondiamo in maniera migliore a degli stimoli di questo genere, che però contengono degli elementi che ricordano un gioco. C'è una parola inglese che descrive questo tema, si chiama gamification, in italiano potrebbe essere tradotta come ludicizzazione, ed è appunto l'ipotesi in cui un potere pubblico crea una struttura, una procedura, un'iniziativa di comunicazione che, incorporando gli elementi tipici del gioco, ovvero la competizione, delle regole e un obiettivo a cui corrisponde un premio, consente a, o perlomeno cerca di stimolare i cittadini ad assumere un determinato comportamento. Ci sono tantissimi esempi, uno solo è un caso interessante. Stoccolma, oltre alle videocamere che fotografano gli automobilisti indisciplinati che superano in certe aree urbane la velocità massima consentita, crea una lotteria, la chiama Speed Camera Lottery, quindi la videocamera della lotteria della velocità, in cui gli automobilisti virtuosi accedono ad una lotteria e il primo sorteggiato tra tutti ogni mese vince un piccolo premio in denaro. Chi paga quel premio in denaro? Coloro i quali hanno invece dovuto pagare la multa avendo sorpassato il limite velocità. Questo è la gamification ed è appunto un nudge, perché io sto incentivando in maniera ludica a partecipare e per me dire essere rispettoso delle regole. Ora vedete, per concludere, questa riflessione, che ovviamente ha tanti problemi e anche tante perplessità circa la propria riuscita, può, in un contesto di coinvolgimento e di informazione ai cittadini circa le tematiche di cui vi occupate voi, quindi la sensibilizzazione al cambiamento climatico, potrebbe avere successo. E anche qui abbiamo degli esempi. Concludo citando uno, qualche anno fa, per lanciare negli Stati Uniti la Climate Challenge, quindi la sfida dell'ambiente, del clima. Si chiedeva agli adolescenti nelle scuole superiori di filmare con il proprio cellulare una conversazione con qualunque familiare circa questi temi, di postare questi video online, quindi avere, diciamo, un riscontro nella comunità, e poi si premiava il video più divertente con l'oggetto. Ecco, questo è uno strumento che ha una finalità informativa ed educativa, che non prevede le soluzioni tradizionali di incentivo monetario della sanzione, che dunque può essere chiamato spinta gentile o nudge, e che in più contiene gli elementi della gamification. È un tema interessante, è un tema promettente, è un tema che non è privo di esempi di natura etica, ma che potrebbe costituire una delle chiavi con cui raccontare e applicare la sensibilizzazione
dell'opinione pubblica e di tutti. Quindi ringrazio, vi saluto e spero di avere la possibilità la prossima volta di vincere.